interessi economici enormi, dicevamo, enormi. E non se n'è più saputo niente del calcio. Sì, qualche penalizzazione, qualche cosa, tra un mesetto ci sarà la sentenza per l'arbitrato e magari gli fanno pure lo sconto. Ma non è che si debba essere colpevolisti per forza. Non me ne fotte niente di essere colpevolista o di essere giustizialista. Se qualcuno ha sbagliato, deve pagare. Ma mi piacerebbe sapere chi è quello che ha sbagliato. Si può sapere quello che ha sbagliato? Si... Ma vi ricordate l'avvocato della Juventus? A giugno, se non sbaglio. Davanti al tribunale della Federcalcio, perciò la giustizia sportiva, disse che secondo lui la penalizzazione di meno 15 andava bene. Tutto d'un colpo, gli hanno dato la Serie B e gli hanno dato meno 17 punti. Cioè, mi sembra che la sentenza sia stata il più vicino possibile a quelle che erano le richieste non del pubblico ministero, ma della difesa. Della difesa. Bene, tutto d'un colpo, tutto questo non va bene, per cui c'è l'arbitrato. E si incazzano pure, si incazzano anche. No, non sono juventino, non sono interista, non me ne fotte una mazza. È una questione di giustizia. Ma come? Non capisco. Il tuo avvocato, dice che meno 15 punti van bene, tutto d'un colpo, meno 17 no? Perfetto, benissimo. Non vanno bene. Mi devi spiegare perché il tuo avvocato ha detto una cosa del genere? Allora, se ha detto una cosa del genere e tu non sei d'accordo, il tuo avvocato ha detto una cazzata. Punto di domanda. Ha forse detto una cazzata? Se ritiri che abbia detto una cazzata, perché non lo sollevi dall'incarico? Cosa che non è avvenuta. Allora vuol dire che non ha detto una cazzata. Ma allora vuol dire che tu, società, ci hai ripensato, non sei d'accordo con il tuo avvocato. Beh, mettetevi d'accordo. Io voglio sapere chi è il colpevole di questa faccenda. Ma dietro tutta sta montagna di roba ci sono interessi economici enormi, enormi. Bene, ancora non si è aperto un vero procedimento penale, non si è aperto ancora un procedimento né a Napoli né nelle altre sedi che avevano fatto le inchieste giudiziarie, nulla. Aspetteremo. E poi arriva lo scandalo Telecom. Cioè, noi ci rendiamo conto che abbiamo un'azienda che ha un patrimonio non indifferente dal punto di vista dei capitali, ma che ha un debito di 40 miliardi di euro, cioè 80 mila miliardi delle vecchie lire. Ci rendiamo conto che questa società, attraverso non si sa chi, controlla tutto il paese abusivamente, ma voi ne avete sentito parlare. Siamo oltre la metà di ottobre, io non ne sento più parlare, sento parlare di cazzate. Qua ci sono quattro scandali che vi ho annunciato negli ultimi 2 anni, che hanno raso al suolo, anzi avrebbero dovuto azzerare i quadri di questa Italia, ma è successo qualcosa. Ma non è per caso che questi scandali ce li raffigurino uno vicino all'altro in modo tale da indurre noi ad alzare le spalle, perché se si ingenera l'abitudine ad uno scandalo dietro l'altro con proporzioni incredibili, è ovvio che ti venga l'abitudine e alzi le spalle. Per cui noi ci stiamo costituendo gli anticorpi all'indifferenza. Bene, io non sono indifferente, io sono incazzato, ma i giornalisti, ma cosa cazzo fanno? La televisione, al posto di farmi vedere continuamente dei reality show di cui non me ne fotte niente, ce ne sono 8 in onda di questo reality show. Non me ne mi fate sapere per cortesia che cosa succede di questi scandali, mi ragguagliate su queste cose, mi dite le cose che vanno e le cose che non vanno. Io sono esterefatto e adesso vi parlo della cosa per la quale Serena, alla prossima, ciao, grazie.